Adesso vogliamo vedere. Abbiamo accennato a queste cose, però adesso le facciamo in maniera sistematica. Che cos'è una norma su uno spazio vettoriale, la norma indotta dal prodotto scalare, e che cos'è la distanza indotta dalla norma indotta dal prodotto scalare. Cioè la situazione è questa: abbiamo V, uno spazio vettoriale reale con un prodotto scalare. Sappiamo le proprietà del prodotto scalare: lineare, simmetrico e definito positivo. Si dice norma indotta dal prodotto scalare, la funzione, allora la norma va da V a valori in R più meno 0, cioè nei reali così, non negativi, data da norma di V uguale la radice quadrata di V scalare V. Allora, a destra sia V uno spazio vettoriale reale, si dice norma su V una funzione da V a valori in R più unito 0 che soddisfa tre proprietà. Prima proprietà: la norma di V è uguale a 0 se e solo se V è il vettore nullo. Seconda proprietà: la norma di lambda V è uguale al valore assoluto di lambda per la norma di V per ogni lambda appartenente a R e V appartenente a V. Terza proprietà: la norma di V più V doppio è minore o uguale della norma di V più la norma di V doppio per ogni V e V doppio che stanno in V. Ora ripeto, in generale, se io ho uno spazio vettoriale reale, si dice norma una qualunque funzione definita su V a valori non negativi che deve soddisfare tre proprietà. La prima proprietà è che la norma fa 0 solo per il vettore nullo. La seconda proprietà è che è positivamente omogeneo, cioè che quando moltiplico V per uno scalare lambda, la norma si moltiplica per il valore assoluto di lambda. E la terza proprietà è la cosiddetta disuguaglianza triangolare. Ok. Questa è una norma in generale. Adesso, se però abbiamo un prodotto scalare, ce l'abbiamo già una norma, chi è? Quella indotta dal prodotto scalare. Allora si dice norma indotta dal prodotto scalare la funzione che è data dalla radice quadrata di V scalare V. Allora andiamo a vedere. La norma di V è uguale a 0, cioè cosa dobbiamo andare a vedere? Siccome abbiamo chiamato quella una funzione, in generale abbiamo detto si chiama norma se soddisfa queste tre proprietà, questa l'abbiamo chiamata norma, allora deve soddisfare queste tre proprietà, se no c'è una contraddizione nel nostro discorso, no? Allora, cosa facciamo? Quando è che quella norma indotta dal prodotto scalare fa 0? Se e solo se V scalare V è uguale a 0, ma questo qua, se vi ricordate, vale solo quando il vettore è nullo. Perché il prodotto scalare era definito positivo, faceva 0 V scalare V solo quando il V era il vettore nullo. La seconda proprietà che la norma di lambda V è uguale alla radice quadrata di lambda V scalare lambda V, ma questo è uguale alla radice quadrata di lambda quadro V scalare V,
questo è il valore assoluto di lambda, portando fuori il lambda quadro, per la radice quadrata di V scalare V, che è la norma di V, cioè la norma indotta al prodotto scalare. E quindi la seconda proprietà è valida. Terza proprietà. Allora andiamo a fare la norma di V più W al quadrato, quella indotta dal prodotto scalare. Questo chi è V scalare V più W scalare V più W. Ma questo abbiamo già fatto più volte il conto, viene la norma di V al quadrato più la norma di W al quadrato più due volte V scalare W. Ma questo è minore o uguale della norma di V al quadrato più la norma di W al quadrato più due volte la radice quadrata di V scalare V per la radice quadrata di W scalare V. Perché l'ultima si ha in base alla disuguaglianza di Cauchy-Schwarz, se vi ricordate. Addirittura qua ci potevo mettere anche il valore assoluto, ma o valore assoluto o senza valore assoluto, questi due pezzi sono uguali a questi due pezzi e questo pezzo è minore o uguale a questo. Quindi il tutto è minore o uguale della norma di V più W, scusate, norma V più norma W tutto al quadrato. Perché? Quando faccio il quadrato di questo, cosa mi viene? Mi viene il quadrato del primo termine più il quadrato del secondo termine, ma questo per definizione non è, non è altro che il doppio prodotto, perché questa è norma V e questa è norma V, quindi qua c'è due volte norma V e norma V. Allora, poiché il quadrato di questa norma è più piccolo del quadrato di questa somma, questo mi dice, tutto questo mi dice che la norma di V più W è minore o uguale di norma V più norma V. Posso estrarre la radice quadrata perché si tratta di tutte quantità, così? Cioè mi dice esattamente quello che mi serviva, cioè la disuguaglianza triangolare. Attenzione! Quindi, ricapitoliamo. Cosa dice questo discorso? Dice che se io ho un prodotto scalare, ho automaticamente una norma. Quale norma? Quella indotta al prodotto scalare. Quindi se c'è una norma c'è anche un prodotto scalare. No, questo in generale non è vero. È vero solo se la norma è indotta da un prodotto scalare. Cioè, se io ho un prodotto scalare induce in maniera automatica una norma, basta fare questo. Se ho una norma non è detto che ci sia un prodotto scalare dietro. Questo dovete fissarvi in testa. È la cosa importantissima. Allora, osservazione. Allora, prendiamo V, spazio vettoriale reale con prodotto scalare. Prendiamo la norma indotta dal prodotto scalare, questa qua. Ok? Allora, se io faccio la norma di V più W al quadrato più la norma di V meno W al quadrato, questo è uguale a due volte la norma di V al quadrato più la norma di W al quadrato. Dimostrazione? La norma di V più W al quadrato chi è? È la norma di V al quadrato più la norma di W al quadrato più due volte V scalare W. Se vi ricordate l'abbiamo già fatto più volte. Se vado a fare la norma della differenza al quadrato, questa è uguale alla norma di V al quadrato più la norma di W al quadrato meno due volte V scalare V. Fate la somma
e ottenete l'uguaglianza. Ottenete la norma di V su W al quadrato più la norma V meno W al quadrato uguale due volte norma V uguale più due volte norma V uguale, e questa si cancella. Questa qui si chiama uguaglianza del parallelogramma. Perché? Quando consideriamo il prodotto scalare canonico, chi è V più W? V più W è questo. E chi è V meno W? È questo. Sono le due diagonali del... Allora, questo è V, questo è W, questo è V meno W e questo è V più W. Allora, questa uguaglianza ci dice che in un parallelogramma costruito in R2, in R3, in Rn, perché tanto comunque i due vettori sono sempre contenuti in un piano, la somma dei quadrati costruiti sulle diagonali è equivalente alla somma dei quadrati costruiti sui quattro lati. E voi prendete una diagonale, fate la lunghezza al quadrato, prendete l'altra diagonale e fate l'altra lunghezza al quadrato, poi prendete i quattro lati e fate le quattro lunghezze al quadrato, fate la somma e vengono qua. Ora, questo è vero per la norma euclidea, che è quella indotta dal prodotto scalare euclideo. Però si potrebbe avere su V, su un certo spazio vettore V, un'altra norma che non soddisfa questa uguaglianza. E allora come funziona? Come può essere che non mi viene soddisfatta questa uguaglianza? Ma questa uguaglianza non è sta scritta che deve essere, cioè questa proprietà 4 non è detto che debba essere soddisfatta da una norma, è sicuramente soddisfatta dalle norme se la norma è indotta da un prodotto scalare. Allora, se non è soddisfatta, che significa? Che quel tipo di norma non sarà indotta da un prodotto scalare. Andiamo a fare un esempio. Questo esempio è il più semplice possibile, quindi vedete di cercare di capire l'esempio. Allora, abbiamo R2, allora, prendiamo un vettore V, chiamiamolo x1, y1, prendiamo W uguale x2, y2. Chi è V scalare W? Prodotto scalare con l'idea, come si fa? Come si fa? x1, x2 più y1, y2. Fate attenzione che io qua potevo dire x1, x2, y1, y2 invece di scrivere x1, y1, x2, y2.
cioè dipende se con x e y volete indicare la diciamo con x volete indicare le coordinate del vettore v, cioè x per esempio come vettore, oppure questo qua y come vettore, oppure se volete indicare con x e y le coordinate x e la coordinata y, perché stiamo in due dimensioni, usiamo, purtroppo c'è questa ambiguità, non ci posso fare niente, però il prodotto scalare è definito sempre come la somma dei prodotti e le componenti omologhe, cioè io devo fare sempre la prima componente di Q per la prima componente di W più la seconda componente di V per la seconda componente di W. Chi è la norma di V? La radice quadrata di x1 quadro più y1 quadro. Chi è la norma di W? La radice quadrata di x2 quadro più y1 quadro. Ok. Cosa mi rappresenta la norma di V? Cosa mi rappresenta? Geometricamente la lunghezza del vettore, o no? Che lunghezza? Euclidea, cioè la lunghezza dritto per dritto, cioè la distanza euclidea da questi due punti. Ora però supponiamo che siamo in una città. Allora io voglio andare da questa posizione qui a questa posizione qui, soltanto che come in tutte le città americane, nonché a Cassino, c'ho solo strada orizzontale e strada verticale. Stavolta la distanza che devo percorrere quanto sarà? Sarà x con 1 più y1, o per meglio dire allora io andrò a fare la norma di V 1 uguale x1 più y1. Questa invece, quella euclidea, la chiamo norma V2. Ora questo 1 e questo 2, la norma 2 è quella euclidea, quella solida, non ha nulla a che fare col fatto che le componenti siano 2, non c'entra niente. C'entra invece con questi esponenti. Questo esponente quant'è? 2, 2, qua c'è elevato alla 1 mezzo. Ok? E qua c'è 1, 1 e poi non c'è la radice. La norma di V P non è altro che x1 alla P più y1 alla P tutto quanto elevato alla 1 su. Allora, si può mostrare che questa è una norma. Quindi no, non c'è, il fatto che le coordinate siano due non c'entra niente. Come si fa la norma? Biesimo. Si prendono tutte le coordinate, si fanno i valori assoluti, si eleva alla P, si fa la somma e si fa elevato alla 1. Ok? Allora, noi adesso lo dimostriamo che questa è una norma, però lo facciamo solo nel caso P uguale 1, ma c'è anche un altro caso notevole. Cioè quando si fa tendere P a infinito, che succede a questa espressione? Conta solo il termine più grande qua sopra, perché quando P va a infinito il termine più piccolo è come se fosse trascurato. Allora diciamo che il termine, vabbè, il termine più grande che è il massimo tra x con 1 e y1, e allora questo massimo elevato alla P, elevato alla 1 su P,
ti viene esattamente questo massimo. Quindi quando P tende a più infinito tende a questa qui, anche questa qui è una nota. Quindi in realtà su R2 quante norme possiamo mettere? Tante, quante ci vanno? E possiamo mettere quante ci pare. Allora, andiamo a vedere. Noi dimostriamo che la norma 1 è una norma. Anche le altre lo sono, noi dimostriamo solo questo. Allora, la norma V1 quando è che è uguale a 0? Se e solo se x con 1 più y 1 allora v chiamiamolo xy va. Fra 0 se e solo se x uguale a 0 se e solo se V è il vettore 1. Quindi la prima proprietà è verificata. Perché la norma 1, a differenza della norma 2, come si fa? Non si fa la somma, la legge quadrata, la somma delle componenti al quadrato, ma si fa la somma delle componenti per l'assoluto. Ma se questa somma fa 0, vuol dire che siccome erano valori assoluti, sia questo che questo devono fare 0. Ma se fanno 0 vuol dire che sia anche senza il valore assoluto devono fare 0. Ma allora vuol dire che V è il vettore 1. Seconda proprietà, la norma di lambda v1 è uguale al valore assoluto di lambda x più il valore assoluto di lambda y. Questo è uguale al valore assoluto di lambda per il valore assoluto di x più il valore assoluto di y. Quindi è uguale al valore assoluto di lambda per la norma di v1. Quindi è chiaro che è positivamente congetto. Cioè se moltiplico tutto per 2, allora se ingrandisco tutto di due volte, anche la distanza, diciamo la lunghezza del vettore V si ingrandisce di due volte, perché se, allora, se questa era 3 metri, questa era 4 metri, questa era 5 metri. Però nella norma V1 erano 7 metri. Però se raddoppio il triangolo, invece di essere 7 diventano 14. Quindi effettivamente raddoppia tutto. Ok. Infine. Quando vado a fare la norma di V più V doppio, questo è uguale a V doppio, sono come quelli là, stavolta ci metto gli indici X1, questo è uguale alla norma di X1 più, più X2 più Y1 più Y2, che è minore o uguale di X1 più X2 più y1 più y0, che è uguale, allora questo più questo è la norma di V1, questo più questo è la norma di V1, cioè vale la disuguaglianza triangolare. Allora se vale la disuguaglianza triangolare, guardate, fate una cosa, metteteci gli indici pure qua, tanto così almeno la notazione è coerente sempre, V e V doppio sono quelli. Io li volevo togliere perché quando devo usare un solo vettore non c'è bisogno di usare gli indici, però è meglio metterci così, se no si aggiunge confusione a confusione. Cioè, gli indici di che dipendono dal vettore non c'entrano niente col fatto che la norma sia 1, sia norma euclidea, sia norma... Questa qua si chiama norma di Manhattan. Questa qua si chiama norma euclidea. Sono due norme diverse. La norma di Manhattan e la norma euclidea. Perché? Perché la città per eccellenza che ha le strade orizzontali e verticali è Manhattan.
anche se al suo tempo, se vi ricordate, ce ne sta un, ci sta una strada diagonale che è Frobe. Però, trascurando l'esistenza di Frobe, sono uno strato orizzontale. Quindi se io voglio effettivamente girare per Manhattan, se voglio andare da qua a qua, devo fare così. E la distanza percorsa diventa quella lì, diventa la norma di Manhattan. Questa è la norma sempre di Manhattan, che è più piccola della somma delle norme. Quindi questa qua è una norma. Similmente si possono dimostrare che questa è una norma, che questa è una norma, solo che questa è facile lo stesso, potete farlo per esercizio, questa è più difficile, ci vuole una disuguaglianza, si chiama disuguaglianza di Jensen, che non abbiamo dimostrato, che non sappiamo. Però si può fare, sono norme. Adesso cosa vogliamo vedere? Vediamo innanzitutto quanto tempo abbiamo. Sì, ci abbiamo ancora 7 minuti più di qui. Allora, cosa vogliamo dimostrare? Cosa vogliamo dimostrare? Prendiamo un vettore V1, 0, prendiamo V doppio, 1, 1, scusate, 0, 1. Chi è V più V doppio? È 1, 1. Chi è V meno V doppio? È 1, meno 1. Allora, andiamo a fare la norma di V meno V doppio piesima e la norma di V più V doppio piesima. Come si fa? Allora, questo qua lo facciamo per ogni P compreso tra 1 e anche, facciamo anche quella di norma di V piesima, è la norma di V doppio. E lo facciamo prima per P compreso da 1 a infinito, poi per P uguale a più infinito. Allora, cominciamo con la norma di V. Questo è facile. Come si faceva la norma? Si faceva la somma delle componenti elevate a P, tutto quanto elevato alla 1 su P. Quanto viene? 1 alla P fa 1, più 0 alla P fa sempre 1, elevato alla 1 su P quanto fa? Quanto viene? Zero alla P fa? 0, quindi la somma fa sempre 1, elevata da 1 su P rimane 1, questo viene sempre 1, cioè qualunque sia la, se una delle due componenti è 0, se una delle due componenti è 0, l'altra alla P, alla 1 su P viene la prima componente di valore assoluto. Anche nella norma 2, no, se una delle due componenti è 0, cosa viene? L'altra componente di valore assoluto. La radice quadrata di x quadro, chi è? X in valore assoluto. E la norma infinito, cosa si fa? Si deve fare? Il massimo tra 0 e 1. Il massimo tra 0 e 1. Quindi qua viene pure. Quindi qua, qualunque sia P, viene sempre 1. Andiamo a vedere queste invece. Quanto fanno?
Qua stavolta cosa devo fare? 1 alla p fa 1, 1 alla p fa 1, quindi la somma fa 2, ma poi lo devo elevare alla 1 su p. E qua invece la stessa cosa. Perché è la stessa cosa? Perché prima di fare l'elevamento a potenza p devo prendere il valore assoluto, no? Quindi meno 1 diventa 1. Come si fa la norma infinita? Devo fare il massimo tra 1 e 1 e fa 1. Il massimo tra 1 e 1 e fa 1. Potete ottenerlo anche da qua mandando p infinito. 2 alla 0 fa 1. 2 alla 0 fa 1. Adesso andiamo a vedere. Se io faccio la somma quanto viene? Uguaglianza del parallelogramma cosa diceva? La somma dei quadrati costruiti sulle due diagonali. Allora, questo fa 2 per 2 alla 1 su p e tutto quanto lo devo elevare al qua allora prima lo devo elevare al quadrato, poi devo fare la somma, quindi 2 per 2 alla 2 su p. Una norma faceva 2 alla 1 su p, al quadrato fa 2 alla 2 su p per 2. Dall'altra parte, se faccio due volte norma Vp più norma di Wp al quadrato, quanto fa? Qua è facile, perché questo faceva 1, 1 al quadrato fa 1, 1 al quadrato fa 1, 1 più 1 fa 2, 2 per 2 fa 4. Allora, quando è che sono uguali? Saranno uguali? Quando? Solo se p è uguale a 2 sono uguali, solo se p è uguale a 2. Nel caso infinito qua mi viene 1 al quadrato più 1 al quadrato fa 2, per 2 fa più fa 2, dall'altra parte mi viene sempre 4 e sono diversi. Due volte norma di V infinito quadrato più norma di V. Quindi vedete che di tutte queste norme l'unica che soddisfa l'uguaglianza del parallelogramma è la norma euclidea. Quindi ripeto, io sono padrone di introdurre una nuova norma, questa norma qua. Se vado a verificare, effettivamente è una norma per tutti i p maggiore o uguale di 1 e anche nel caso p uguale a più infinito definito a parte così. Sono tutte norme, ma di tutte queste norme una sola verifica l'uguaglianza del parallelogramma. Quale? Quella indotta dal prodotto scalare euclideo. Quindi cosa abbiamo dimostrato noi? Che una condizione necessaria affinché una norma sia indotta da un prodotto scalare che soddisfi l'identità del parallelogramma. In realtà poi si può dimostrare che questa condizione è anche sufficiente. Quindi se la norma soddisfa l'identità del parallelogramma, effettivamente ci sta un prodotto scalare dietro. Allora, se già l'avevate fatta col prodotto scalare, lo sapevate già, perché l'avete fatta con, c'avete il prodotto scalare e l'avete fatta. Se invece avete una norma, non sapete se questa norma proviene da un prodotto scalare oppure no, provate a verificare l'identità del parallelogramma. Se funziona, vuol dire che questa norma derivava da un prodotto scalare. Chiaro? Questo fatto
è talmente importante che lo dovete capire bene. Quindi oggi pomeriggio faremo più di un esercizio su questo argomento. Ok.